Sono, ahimè, per il pubblico che mi vede, un inviato nelle Iene, mi chiamo Filippo Roma e ho il piacere di presentarvi innanzitutto un mio collega di avventure che è Paolo Calabresi. Io ho il piacere di presentarvi Filippo Roma, sono inviato nelle Iene e ho il piacere di presentarvi il mio carissimo amico Filippo Roma. Andiamo avanti così per piacere, dai. Allora, siamo qui noi, perché stiamo qui, io ho qui un libro in mano, dal titolo Quando il gioco si fa duro. Mi raccomando la parola il gioco, il gioco, guarda, esatto. Da una grande scrittrice, possiamo dirlo, che guarda caso sta qui in mezzo a noi, ed è Nadia Toffa. Allora, anche Nadia Toffa, come sapete bene, è un'inviata delle Iene. Paolo, come possiamo definirla, Nadia, come inviata? Una gran rompicoglioni. Sì, diciamo, siamo un po' fermo. Nadia è tremenda perché ha questo aspetto fisico delicato, dolce, magrolina, questi capelletti biondi, questo bel taglio. Poi quando va a intervistare i cattivoni gli fa veramente, scusate il termine, un sedere così. C'è una forza carina, se non sbaglio, nel senso che hai aspettato un bel po' per mandare in onda un servizio che hai girato a Brescia, giusto? Nella tua città natale, che era? È vero, la Misakis. Un pezzo... fu molto bello. Sì, sì, è vero. Una lunga serie, insomma, per far arrivare al gioco, anche lì un'altra lunga serie. Infatti, Nadia poi è diventata famosissima per le sue inchieste sul gioco d'azzardo, che è una cosa che ce ne accorgiamo, è presente nella nostra vita. Noi stessi giochiamo, i nostri amici giocano, nei nostri quartieri vediamo aprire tutti i giorni sale slot. Nadia ha raccontato questa realtà. Perché su questa storia, su questa realtà, su questo fenomeno non ci scriviamo un libro? Sì, soprattutto perché credo sia un fenomeno che riguarda moltissimi e poco se ne parla, troppo poco, e pochi conoscono anche cosa fare, come muoversi. Credo che una persona informata sia poi libera di scegliere. Quindi davvero ci accorgiamo giorno dopo giorno che le nostre città cambiano, slot machine dappertutto, anche in tabaccherie microscopiche, da un metro per due che si fa fatica a entrare, ma ci sono le slot. Tutto questo apparato ambientale che si crea intorno al giocatore, se così possiamo definirlo, perché poi è più di un giocatore quello che va a perdersi dentro questo mondo di rumore, luci e altre cose strane, è tutto fatto subliminalmente, forse non so quanto volontariamente, ma è diventato un apparato che serve a fargli perdere appunto delle facoltà cognitive, no? Delle possibilità di rendersi conto di dove sei. Poi c'è da dire una cosa, noi siamo qua in tanti, no? E la domanda è questa: voi conoscete un malato di gioco? C'è qualcuno? Vedo dei sì. Cioè, stiamo parlando di un fenomeno, ragazzi, che è difficilissimo. Questo signore in prima fila ha fatto sì con la testa, con la faccia. Con la faccia di chi in realtà parla di parenti, ma in realtà parla di se stesso, poi alla fine. Se la faccio con la faccia di... come Dio lo conosco, e come so io. Cioè, sono in prima fila, sono in prima fila, sono venuto apposta per capire se si poteva vincere qualcosa fondamentalmente oggi, no? Sono un vincente di natura, non posso fare altro che giocare. E lì scatta la tragedia, il dramma, perché la persona inizia a giocare. Dalla fase vincente passa, ahimè, alla fase perdente, inizia a perdere soldi, vuole recuperare ciò che ha perso, perché comunque continua un po' a vincere. Da qui scivola nella terza fase, quella finale, quella del tracollo, quella della ludopatia, della compulsività, e poi alle tragedie familiari, a quelli che si rivolgono agli usurai per poter recuperare tutti i soldi, i debiti, eccetera, famiglie che si spaccano, queste macchinette, queste slot. In Italia sono poco, sono 10 grandi major, sono 10 grandi compagnie del gioco d'azzardo che hanno in mano questa torta succulenta e che sono gli unici che ci guadagnano, quasi più dello Stato. Però la cosa che è molto interessante che ho trovato in questo libro, un altro passo veramente illuminante, è come in questi ultimi anni la classe politica abbia trattato in guanti bianchi la lobby del gioco d'azzardo. C'è un esempio emblematico, secondo me, che è fatto di pochi mesi fa. Che succede? Quest'autunno, con il decreto IMU, lo Stato italiano decide di fare un incredibile favore alla lobby del gioco d'azzardo, cioè a queste compagnie che gestiscono il gioco d'azzardo.
Succede che tra il 2004 e il 2007 molte di queste compagnie si scopre che tenevano scollegate le slot machine con il cervellone centrale dell'Agenzia delle Entrate, che è quello che conteggia le vincite e quindi calcola le tasse che queste società debbono versare nelle casse dello Stato. Questo collegamento per 3 anni scompare. Che succede? Viene infine giustamente una multa salatissima a queste compagnie del gioco d'azzardo, una multa in partenza pari a 98 miliardi di euro complessivi. Che succede? Ottengo subito un grandissimo sconto. La Corte dei Conti si pronuncia con la sentenza. Maxi sconto, sentenza di primo grado, questa maxi multa da 98 miliardi passa a 2 miliardi di euro, che comunque voglio dire, sono sempre soldi, molti di meno, ma sono sempre soldi. Ma a fare il maxi sconto chi ci pensa? Il nostro caro Enrico Letta, ex presidente del Consiglio, che con un decreto IMU, detto il famoso decreto IMU, dice: siccome devo togliere l'IMU, questi soldi li devo recuperare. Come li recuperiamo? Dalle lobby del gioco d'azzardo. E come? Facendoli un ulteriore maxi sconto. Quindi questa multa passa da 2 miliardi a 600 milioni di lire, cioè uno sconto vertiginoso. Ora sfido chiunque di voi a ricevere a casa una cartella in Italia, a rivolgervi allo sportello, allo Stato, e ottenere una semplice multa per il divieto di sosta e ottenere uno sconto superiore all'80%. Potete immaginare di aver comprato un Gratta e Vinci, ce l'avete in mano, l'avete pagato 5 euro e avevo io la rompipaglia di prima, sempre rompicoglioni, e vi dico: ma me lo vendete per 20 euro? Io vi do 20 euro, avete spesi 5, lo vendereste? Sì, lui dice sì. Non sento tanti sì, però. No, devi sentire lui lo dico a te. Lo vedresti? No. È perché è così, è stata fatta una statistica, uno studio, e il 90% delle persone ha risposto no. Un'altra cosa interessante su questo argomento che tu tratti nel tuo libro è lo sfatare il falso mito del numero ritardatario. Cioè tu ci spieghi benissimo che i numeri ritardatari non esistono manco per niente. All'otto funziona così, magari qualcuno non ha mai giocato, non lo sa. Ci sono le varie estrazioni dell'otto, no? I fanatici dell'otto osservano i numeri ritardatari. Cosa vuol dire? Quel numero che da tante estrazioni non esce. Dalla centesima estrazione che non esce, iniziano a giocarlo perché hanno questa tempistica in testa, giocando però sempre al raddoppio. Cioè inizio con 2, poi 4 euro, poi 8, poi 16, poi 32 e poi sono una scappa in matematica, quindi mollo qui. Vanno al raddoppio, ok? Sul 34 di Cagliari si sono schiantati non sapete quanti italiani, perché è uscita la 230esima estrazione. Quindi loro per 130 estrazioni sono andate al raddoppio, gente che si è giocata a case. È terribile, secondo me, è che... e che parla proprio di questo. È tratto da un racconto. Nick ha tutto sotto controllo. 4 schermate di puro gioco, di pura vita, di quella che vorrebbe, che ha sempre sognato e che ora sta vivendo. Peccato che Nick non possa vedersi dal di fuori. Se ne sta lì seduto, gobbo sul computer che fievolmente gli illumina la faccia, muove a malapena la mano con cui impugna il mouse, si alza per fare pipì nel lavandino, fa scorrere l'acqua e poi ne prende una sorsata. Passano ore, non sa più se è notte o giorno. Un ragnetto sta tessendo la sua tela tra il monitor e la tastiera del computer. Fa un primo filo, un secondo, un terzo. La ragnatela risplende e Nick non riesce nemmeno ad alzare il braccio per spazzarla via. Prova soffiando di sopra. Il filo si allunga, si sposta, ma non si spezza. Nicola è paralizzato. Neanche si accorge se vince o perde. Non è quello l'importante. Quello che conta è continuare a sognare, indisturbato. E continuare a non pensare. Così si sente felice. Che pacchia! Se sono le 7:30 ha giocato 20 ore di fila, pensa Nick. Non ha fame. Non ha sonno e purtroppo non ha nemmeno un pensiero per le proprie figlie. C'è un uomo di 47 anni, solo, sottoterra, a digiuno, che si sfama di acqua e sigarette da 24 ore, immobile sotto un lenzuolo bagnato di muffa,
ipnotizzato davanti a un computer. Se soltanto per un attimo riuscisse a guardare quest'istantanea della sua vita, ne rimarrebbe sconvolto. Quest'uomo stava in un garage e sembra un film, sembra una sceneggiatura, tu che sei attore, perché ci crederesti a una cosa del genere? Eppure è una storia vera, è una storia di un uomo. Ubi maior minor cessat. Parlavamo di un libretto, un libricino che è stato scritto dalla nostra amica. Ho sparato due cazzate in attesa che succedesse qualcosa di importante e finalmente è arrivato. La cosa veramente importante è accaduta, eccola qua. Ti dico, come va? Che bel biondo. Sei romana. Sì, sei romana, Nadia. Quanto te sei giocata oggi? Sì. Stavo parlando di gioco. Così. Ah, no, no, io non gioco. Okay. Io non gioco. Voi giocate? Io a che giochi? Lui ha confessato di essersi di essere andato sull'orlo del fallimento. Per non sbagliare non gioco, così è giusto? No, devo dire poco, ci sono intanto a cavalcante e vinci così, ma proprio con gli amici. No, a carta, burraco, briscola, presette, però così. A casa qualcuno a Natale, che gioca? Vabbè, Natale è un po' di soldi così. A qualcuno casa, che gioca a casa? Un pochino. Un poker ogni tanto, dai, tra amici però. Perché sono belle, dicevamo proprio questo prima, perché sono cambiati i tempi, ora si gioca di fronte a uno schermo che ti illumina la faccia, prima magari ci si metteva in 4 o 5 intorno a un tavolo verde. Sì, c'era uno scambio anche. Esatto, magari con le mogli o le fidanzate che ti portavano e ti preparavano qualcosa da spizzicare. Burraco sì, è quasi un gioco di società alla fine, no? Quindi scambi, ti prendi in giro, gli altri, no, così ti chiudi sul computer, no. Io sono forte con la briscola. Mai quanto me. E sei forte a briscola? Numero uno. No, ma non ti devo sfidare, assolutamente. Presente, briscola, scomone, quello che vuoi. Grande, no, perché invece abbiamo una grande tradizione sulla briscola, ci teniamo anche briscola 5, sai giocare? Briscola 5, no, a coppie, oppure uno contro uno. Allora ti insegno la briscola 5. Bene, ma di ogni diretta si gioca a briscola, sì. Mercoledì, no? Tutto il pomeriggio. Spesso i servizi tipo quelli che fai tu o quelli che fa Filippo belli lunghi, abbiamo un po' di giocare a briscola. Allora poi noiosi, no? Allora noi giochiamo a carte, voglio dire. Io vorrei provare a fare, e poi lei la vedi, fare un gioco. Sì, giochiamo. Facciamo un gioco. Allora, lo spieghiamo sì, dopo il motivo, perché sembra una cosa strana, però lo spiego. Facciamo questa cosa. Proviamo a chiamare, c'è una tua amica a Roma. Chiamiamo Alessia Marcuzzi. La Marcuzzi, perfetto. Marcuzzi. Allora, facciamo questo esperimento. Allora, proviamo che Hilary con 7 numeri a caso. Aspetta, guardo il col prefisso di Roma, quindi lo 06, proviamo a trovare Alessia Marcuzzi. Ma dice che risponde Paolo Calabresi. No, perché questa cosa, no, siccome girava sta voce che no, lei c'ha una, sembra che abbia un flirt con uno che si chiama Paolo Calabresi. Ah, è vero, l'ho letto giorno. Sì, ma se la tragedia familiare a casa mia, chiamavano i cognati, i cugini, ma che è successo, mamma mia moglie. L'ho letto l'altro giorno, ma che davvero? Bravo Paolo, mi hanno chiamato per fare i complimenti, capito, amici miei da fuori, ma che davvero? Hai dato un senso al tuo mestiere finalmente! Yeah. Non ero io! Ma quindi adesso Hilary che fa? Chiama delle persone? Chiama sì, ma il numero a caso, chi lo dice il numero? Tu. Io me lo penso. Quindi c'è gente che adesso riceverà una chiamata da Hilary, non sa che sta parlando qui. Tu sai il numero a memoria delle Marcuzzi di casa? No, giuro, no, io non so anche quello che mi a memoria, perché ormai c'è il cellulare. Ma è importante, perché sennò... Allora, lei proverà a digitare un numero a caso su Roma e vediamo se becchiamo Alessia Marcuzzi. Mettiamo in viva voce. Ok. Mi hai messo in viva voce? Un chiama a casa mia, sì, la mia madre. Pronto Alessia Marcuzzi? Parlo con Alessia Marcuzzi? Alessia Marcuzzi? No, è che mio gatto. E io sono Hilary. Sì, sono Hilary. Ma come ti chiami?
Giorgio. Guarda che è davvero Panariello, classe, Panariello? 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 Che te stavi a fare, Giorgio? Giorgio, siamo delle Iene, sono Ilari. Pronto? Pronto, mi senti? Sono Ilari. Tu sei Giorgio? È molto anziano, ferro forse. Ascolta, siamo Ilari, siamo delle Iene, stiamo facendo un gioco, una specie di calcolo delle probabilità. Cercavamo Alessa Marcuzzi. Cerchiamo Alessa Marcuzzi, è lì? Ce la passi? Sì, sta qua, aspetta e te la passi. Pronto? Ci sei? È Alessia? Pronto? Sei Alessia Marcuzzi? Ma avete paura? Pronto? Ma adesso il volume. Qua messo giù. Ma pronto? È attaccato. Secondo me non era Alessia Marcuzzi. Questo per dire. Mostra che. Che è difficilissimo che, no, Ilari becchi il numero di Alessia Marcuzzi, ma beccare è quasi impossibile, Sara. E invece è molto, ma molto, ma molto, ma molto più probabile che vinci la Win for Life, Gratta e Vinci, Super la Lotto. Cioè, il fatto che lei trovasse, no, Alessia Marcuzzi era di 100 volte più la probabilità di vincere a Win for Life. E pensa che Alessia Marcuzzi è una che va in diverse case degli italiani, cioè non c'è, è ancora più oltretutto, mica sta tra l'acqua una che sta chiusa dentro casa, eh. Dimentichiamoci la persona che è malata di gioco, che è ignorante, che ha manco lo studio elementare della scuola, no? No, scuole superiori, università, cioè persone acculturate, di un certo livello, imprenditori, davvero la ludopatia può prendere chiunque, può prendere il nostro vicino di casa, il nostro amico, il nostro collega, anche persone di un certo livello. Cioè davvero scordiamoci lo zoticone che si mette a giocare perché ha poca intelligenza o poco studio, non è così. Andrei chiunque. Poi certo, se una persona ha una famiglia con modo reddito e ha 1.000 euro al mese e si gioca tutto lo stipendio, insomma, il problema diventa grave a più livelli, non solo della malattia ma anche proprio della sussistenza di una famiglia.